Benvenuto in Storie Strambe, iscriviti al canale per non perderlo mai di vista. Vlad è un simpatico signore. Oh oh oh, sono un burlone in effetti. Di circa 321 anni, che vive nella zona est della città. Vlad ha avuto come figli due gemelle, la contessina Van Helsing e la contessina Vanessa. Purtroppo la contessina Van Helsing ha sempre pensato che suo padre preferisse Vanessa. E così, un giorno, appena poté, durante una passeggiata nel bosco, la fece sparire e la intrappolò in una capsula. Entra un attimo, carina, prova a chiuderti dentro. Opla! Su, su, non ti agitare, ti tiro fuori fra un attimo. Buonasera, dottoressa Dottoraschi. Buonasera, contessina Van Helsing. Come mai mi hai chiamato? Volevo chiederti, per favore, di rinchiudere la caps qua dietro. Ma, c'è tua sorella là dentro? Sì, sì, me l'ha chiesto lei. Ah, ok, va bene. Ci metterò qualche secondo. Oh, è sempre la migliore, dottoressa Dottoroschi. Oh, grazie. E fu così che ingenuamente la povera dottoressa Dottoroschi rinchiuse Vanessa dentro la caps. Oh, meno male. Adesso ho realizzato il vostro desiderio. Spero siate contente. Ma certo, sicuramente mia sorella moltissimo. Grazie, dottoressa Dottoroschi. Sempre a disposizione per la scienza. Arrivederci, contessina. Ah, oh, che meraviglia. Sono riuscita nel mio piano. Ehi, mi senti? Penso proprio di no. La dottoressa Dottoroschi deve averla addormentata prima di inserirla nella capsula. Ah, ora non dovrò più dividere l'affetto di nostro padre. Direi che era l'unica soluzione possibile. Ti metto al sicuro adesso, non ti succederà mai niente. E fu così che Vlad, tristissimo per la scomparsa della figlia, andò alla sua ricerca per mari e per monti, non sapendo che era nella sua stessa casa, nascosta e sigillata in una bowl, fino a che non è arrivata Sia. E questa è tutta la drammatica storia della povera contessina Vanessa. Sono senza parole, Sia, immagino. È una storia straordinaria! Come ha potuto sua sorella rinchiuderla? Mi vengono i brividi, già anche a me. Ma scusami, Sia, come hai fatto a sapere che era dentro una pallina la contessa? Mi è arrivato un messaggio in redazione della Sia Show. Non so chi me l'abbia mandato, ma era del tutto vero. E scusami, ma Mariuccina, Mariolina? Sì, lei. Dov'è adesso? È ancora lì. Nel castello di Vlad. Ma penso che se la possa cavare da sola. Ma sei sicura? Sì, sì, sì. Contessina Vanessa, ti ho portato un frappè di sangue di drago. Spero ti piaccia. Oh, grazie. Sei molto gentile. Sono quasi 100 anni che non mangio, in effetti. Cosa? Scusa, ma quanti anni hai, quindi? Direi 108. I nostri anni di bambole da vampiro sono diversi dai vostri. Ah, capisco. Ascoltami, Vanessa, prima di rivelare tutta la tua storia pazzesca allo Sia Show, noi dobbiamo assolutamente nasconderti. Cosa? Sì, metti che quella pazza di tua sorella gemella ti viene a cercare, e se gli altri ti vedono in giro, potrebbero dire di averti visto. Ma è terribile. Già, infatti. Quindi ho un'idea. Vieni, andiamoci a nascondere, così non correrai rischi. E io andrò a cercare la verità di nuovo nel castello, anche perché devo recuperare Mariolina. Ah, certo! Eccoci qui, contessina Vanessa, siamo quasi arrivate al nascondiglio. Oh, wow, sembra bellissimo. Alice ci sta aspettando, andiamo. Ah, sì, mi ha raccontato tutta la tua terribile storia, non ti devi preoccupare di nulla. Adesso cercherò di arredare un pochino questa vecchia scuola. Qui non ti verrà a cercare sicuramente nessuno. Oh, certo che questo posto è così isolato. Mi ricordo la solitudine della bowl dove stavo. Oh, accidenti, hai ragione. Ma per nasconderti abbiamo dovuto trovare un posto così. Povera contessina Vanessa, tra un po' dovremo lasciarla qui tutta sola. Ma ho un'idea, faccio una chiamata. Sì, sì, esatto. 5 minuti, ti aspettiamo. A dopo, ciao. Sta per arrivare una sorpresa, contessina. Vedrai, questa sera non ti sentirai sola.
Alice, cosa hai combinato? Dobbiamo lasciare meno tracce possibili. Non ti preoccupare. Che emozione! Ecco, ecco, ecco! Arriva la tua sorpresa! Ehi, ciao Alice! Ecco le cose che avevi richiesto! Che carino questo lettino! Vedrai, ti sentirai a casa con questo! Poi c'è una sorpresa ancora più bella! Ah, Alice, che cosa hai in mente? Le idee fantastiche vengono a me di solito! Sì, scusami, ma tu eri impegnata in questa missione di salvataggio, quindi ci devo pensare io, no? Ah, ok, va bene. Che cosa hai pensato? Ah, una cosa super tenera! Così la nostra Vanessa avrà compagnia anche stanotte. Oh, giusto! Oh, Isa, fate spazio! Eccoti qui, quello che mi avevi chiesto! Gli spini cagnolini! Oh, che dolci! Guarda, Sia, ho ordinato dalla mia edicola tutta questa scatola di pelosotti, cucciolosi e giocherelloni. C'è anche quello che brilla al buio. Wow, così potrò vedere nella notte! Fantastico, Alice! Aspetta, aspetta, aspetta che ti apro tutto. Oh. Allora, per prima cosa ti lascio il magazine, così questa notte o quando vai al bagno te lo puoi leggere e ti puoi rilassare. Oh! Sì! Guarda quanti cagnolini! Già, è troppo carino! E adesso scopriamo cosa c'è all'interno, così potrai scegliere chi portare con te questa notte e sentirti al sicuro, e poi gli altri me li porto io nella mia edicola perché loro vivono lì. Oh, ho capito. Wow, cosa spacchettiamo per primi? Io apro per prima, io, perché con lo stia show sono superabile. Ok, abbiamo questo. Allora, la confezione di Spinny Pets, se la volete trovare, è così. Ed è dedicata solo ai cuccioli di cane. Costano 3,50 euro, sono in edicola, sono della Svabam. E all'interno c'è l'anello, la vasetta di lancio, lo Spinny Pets con un suo elmetto. L'elmetto io lo adoro sempre perché potete cambiarlo e si può trasformare un cane in un altro cane. Ta-dan! Allora abbiamo la scheda di gioco. Tangle timido. Qui abbiamo la collezione e qui abbiamo la scheda per giocare. Oltre alla scheda di Tango trovate anche la vostra scheda da riempire e potete anche, per esempio, stampare al computer una foto e appiccicarcela. All'interno trovate l'anello sbrilluccico e anche il cono, scusate che mi libero dell'anello, dove potete fare evoluzioni ai vostri cani. Ma la cosa fantastica è che è tutto pelosetto per davvero! Questo è il caschetto, l'elmetto. Oh, è sotto, è così, tutto bianco e nero. Direi che potevo aprire un pacchetto migliore. No, 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 è proprio bellissimo, tutto bianco e nero, sei perfetto. Vanessa, scusa, ma questo me lo devo prendere io perché è proprio il mio. E va bene, infatti è identico a te. Proverò ad aprirne un altro. Questo. Contessina, siediti perché andiamo ad aprire un altro. Che strano, sembra quasi un husky. Bellissimo, chissà che animaletto è in realtà, cioè che tipo di cane è, così senza il suo elmetto, detto morbidetto, cono rosa e questo di un arancio bellissimo. E abbiamo trovato, secondo me abbiamo trovato lo spiritoso Chucky. Sei! Ehi, fermi tutti, c'è scritto sono un bravo cane da guardia. Ma è perfetto! Chucky potrà stare con me stanotte e io mi sentirò molto più tranquilla. Hai visto? Che ti avevo detto? Hai già trovato il tuo animale perfetto! Evviva! Ottima idea, Alice! Wow. È perfetto, proviamo ad aprire degli altri animaletti e vedere cosa c'è dentro. Oh, questo è carinissimo! Guarda quanto è bello, l'anello è a forma di fiore questa volta, tutto glitterato, e abbiamo Pilù, sei tu Pilù, praticamente è uno della carica dei 101, guardate, è nato in Germania e adora la pallavolo. Quanto è tenerino, ovviamente potete dargli la carica, fargli fare tutto quello che fa un qualsiasi Spinny.
Francamente, secondo me anche lui deve essere mio, perché guarda, un po' bianco, un po' nero e già sta simpatico al mio osietto. Te li stai prendendo tutti tu. Hai occhi a cuore. Vabbè, tieni. Accarezza il mio morbidissimo mantello. Sì, lo sta facendo sicuramente. Allora, vediamo cos'è arrivato. Un cono rosa glitterato. Anello rosa. Cos'è, a forma di cuore? No, quasi. E poi c'è lui, oddio che carino. Pascal il tormiglione. No. Pepper, lo sportivo. Ma perché ci sono le palle e poi adora il nuoto? E adora anche la torta di mele. Ah, io sono allergica. È carinissimo, morbido. Ha gli occhi a stella invece lui. Ve lo faccio vedere anche senza caschetto. Mi sembra più una scimmia che un cane. Siete d'accordo? Apriamo anche questa. Andiamo avanti. Non possiamo lasciare Vanessa con un solo cane da guardia. Giusto. Anello. Oh, che faccetta simpatica. Hanno tutti veramente la faccia troppo dolce. E abbiamo trovato Fanny, l'innamorata. Ed è nata il mio giorno. È nata in Giappone. Ovviamente del cancro, la ginnastica artistica, il sushi. Ragazzi, scusate, ma questo me lo tengo io. Brava Lilla, poi dici di me. Vabbè, ma lui, anzi, è una lei, è identica a me, scusami. Appunto, tienila. Vabbè ragazzi, è pazzesco, ma lo sapete che io ho fatto degli anni di ginnastica artistica anche? Quindi sono io in forma di cagnolina. E sapete che faccio? Mi prendo anche il cono e l'anellino rosa, così faccio proprio il match perfetto. Spacchettiamo. Oddio che carino. Oddio, sembra un cream caramel. Pelosetto morbidissimo, ha gli occhi a cuore, cono tutto sul giallo, gli accessori. Wally, la precisina. È austriaca. Quindi sì, mi sa che sei precisina. E poi ami lo strudel anche io, anche se sono allergica, perché ci sono le mele. È carinissima. Anche lei potrebbe andare bene per farmi compagnia, no? Direi proprio di sì. Dai, te la metto qua. Eccoci qui con un altro cagnolino. Cosa uscirà? Ah, che strano questo. Allora, cono rosa, anello arancione con il cuore. Vabbè, cambio subito. Voilà, sì, mi piace. E... ah, ma è tutto sul rosa. Paco il coraggioso. È andato in Spagna 5 agosto, se qualcuno di voi è nato come Paco, mi raccomando, fatemi sapere. Aiuto, dove vai Paco? Io dico che anche questo, un cane coraggioso, può aiutare la nostra contessina. Credo anch'io, così passerà la notte completamente al sicuro, non ci saranno drammi. Lo spero per te, Sia. Questa scuola abbandonata secondo me sarà assolutamente sicura, non ti devi preoccupare, noi purtroppo dobbiamo andare via. È vero, altrimenti potremmo destare qualche sospetto qui tutti insieme. Esatto, e in più io devo ancora andare a trovare Mariolina e vedere se è finita nei guai oppure no. Già, sbrighiamoci prima che cali la notte. E inoltre dobbiamo trovare un modo per far capire a Vlad che Sofia è qui con noi. Già, mi sembra tutto così complicato. Beh, non ti preoccupare, ci riusciremo. Ah, ragazzi, grazie per avermi lasciato qui al sicuro con dei cagnolini da guardia. Spero che vada tutto bene. Sapete, la notte è sempre così pericolosa. Non ti preoccupare, vedrai che tutto si risolverà.